siamo in compagnia dell'onorevole Domenico Zinzi, candidato alla presidenza della provincia di Caserta per il centrodestra. Onorevole, la campagna elettorale come va? Qual è il suo programma, il punto fondamentale, ma soprattutto com'è la possibilità, diciamo, di scendere tra la gente, la bellezza di scendere tra la gente? La campagna elettorale che genera anche entusiasmo. Io sono poi accompagnato da una coalizione molto coesa, una coalizione che vedo che l'obiettivo da centrare tutta assieme è quello di conquistare la provincia, perché usciamo da una situazione di 5 anni di provincia che peggio non si poteva, teniamo un centro-sinistra di regione che ha fatto peggio, e quindi c'è questo forte impegno a recuperare l'ente di Corso Trieste e di Santa Lucia. Il punto principale del suo programma, o meglio dire la cosa che farà, la prima cosa che farà da presidente della provincia di Caserta? Io la prima cosa che farò è quello di guardare alcuni punti essenziali in questo periodo, e girando, facendo la campagna d'ascolto, ho avuto modo di capire le vere esigenze che l'elettore esprime. Intanto dico che chi cammina per le strade di questa provincia, come abbiamo fatto noi in questi giorni, facendo chilometri e chilometri, vediamo che c'è una rete stradale dissestata, c'è grande difficoltà anche a muoversi per le strade, per cui puntiamo col dare raddoppiare i fondi per mettere a posto la rete stradale, quindi questo per dare sicurezza a chi viaggia e quindi creare quella condizione di maggiore e migliore mobilità. Poi pensiamo alla sicurezza nelle scuole, e gli istituti scolastici devono essere agibili, devono dare tranquillità ai ragazzi che sono a scuola, devono dare tranquillità ai genitori che portano i bimbi a scuola. Vogliamo guardare al lavoro, e quindi la formazione, che sia una formazione mirata alle esigenze del territorio, alle esigenze dell'impresa, non fare il vantaggio di chi, producendo formazione, magari la fa senza una logica e senza una programmazione ben definita. Problema ambientale, lei che cosa farebbe o che cosa farà per il litorale Domizio che potrebbe portare lavoro a tante persone? Dunque, noi partiamo con un punto forte del programma che significa bonifica, significa recuperare il territorio, significa proteggere i nostri prodotti agroalimentari, la filiera innanzitutto, l'agricoltura, che è uno dei punti più forti della nostra economia provinciale. Poi, giustamente come dice lei, guardiamo al litorale, e guardare al litorale significa rendere le acque balneabili, significa dare possibilità fare turismo in quella bella parte, in quei 40-47 chilometri, dice, del litorale Domizio. Quindi partiamo dalla depurazione Reggilagni, è un programma su cui dobbiamo insistere, su cui dobbiamo portare subito la nostra attenzione, costringere la regione ad ammodernare i depuratori dei Reggilagni e quindi sviluppare il litorale Domizio, ma non solo per la balneabilità, dobbiamo pensare anche ad organizzare dei punti di approdo, ammodernamento del porticciolo di Castel Volturno, considerare un porticciolo turistico a Mondragone, e c'era una programmazione che dobbiamo riprendere di un porto turistico a Baia Domizio. Onorevole, una curiosità, che cosa è successo durante la presentazione delle liste? Si parlavano di 18 liste che dovevano supportarla, sue personali, poi che cosa è successo? Non sono state più presentate? È successa una cosa molto molto semplice, che è facile anche spiegare. La corsa verso il centrodestra e soprattutto la voglia di partecipare a questa competizione elettorale, candidandosi con le liste che si apparentano con me, è stato molto, molto forte, si è letto anche all'esterno. All'inizio c'era una richiesta di liste che andavano oltre le 20, 24 liste circa, poi ho fatto un'operazione di riduzione, le ho ridotte di circa il 50%, siamo arrivati al 13 liste qualificate, liste con simboli di partito a livello nazionale. Questo spiega perché c'è stata una fuga in una certa direzione, un indebolimento di una parte politica, un rafforzamento della parte che io rappresento. Questo perché gli ultimi 5 anni, come dicevo prima, sono stati 5 anni di malgoverno, 5 anni di disastri, e la gente scappa dal centrosinistra, dove sente centrosinistra, insomma, malgoverno e rovina del territorio, è mancata bonifica, mancata depurazione, trasporti che non esistono, la sanità che non c'è più,
tutto questo significa centrosinistra, e quindi è spiegabile anche perché io ho dovuto impegnarmi per non avere ancora più liste oltre le 13. In molte regioni andiamo da soli, in alcune regioni dove il candidato è leghista noi siamo contro il centrodestra perché siamo contro la Lega e non contro il centrodestra. In Campania è tutt'altra storia, la storia dice che da 15 anni noi siamo alleati con il PDL, Forza Italia, Alleanza Nazionale, già dal 1995. Siamo stati in tutti questi anni in perfetta sintonia e quando abbiamo governato e quando siamo stati all'opposizione. Di fatto, nessunissimo scandalo, anzi questo io dico sempre, questo non è un laboratorio, questo è un consolidamento di un'alleanza nata 15 anni fa e quindi continuiamo ad essere perfettamente in sintonia in una campagna elettorale che ci vede perfettamente alleati e impegnati per riconquistare la regione e la provincia di Caserta. Un sogno particolare però non di Domenico Zinzi, un sogno che ha nel cassetto. Beh, il sogno è che questa provincia deve guadagnare il suo spazio nella dimensione nazionale, deve essere una provincia competitiva, una provincia che si allontana dai punti bassi di una classifica che ci vede agli ultimi posti, una provincia che deve riconquistare un'immagine per il territorio perché deve attrarre investimenti e anche per i suoi abitanti che quando vanno fuori si devono sentire orgogliosi di essere casertani. Il suo slogan dice un presidente vero, perché? Sì, perché rispetto a chi ha dimostrato di non esserci, io ci vorrei essere e vorrei essere il presidente che affronterà realmente tutte le problematiche di questa provincia. Ha pensato alla sua giunta come sarà composta? Abbiamo sentito dai giornali che il suo vicepresidente dovrebbe essere già il sindaco di Pignataro, Alleanza Nazionale, ex Alleanza Nazionale. Io per adesso non ho né idea di giunta né esiste per adesso un vicepresidente, è un discorso che affronteremo dopo insieme a tutti i partiti, perché io vorrò governare con i partiti e le scelte le faremo assieme, ci daremo delle regole e sapremo come alzare innanzitutto il livello di partecipazione, perché se questa deve essere una provincia che deve competere, allora dobbiamo saper fare le scelte adeguate e quindi utilizzare le migliori energie che noi abbiamo disponibili. I prossimi appuntamenti elettorali, onorevole? Stasera a Casine, mercoledì Tremonte, avrò il piacere di ospitare Mara Carfagna, Ministro della Repubblica, con la quale ci intratterremo con tante persone nel mio comitato elettorale, saremo presenti in tutta la città, faremo un giro per Caserta permettendo questa bella mattinata e questa bella giornata soleggiata. Un appello a coloro che in questo momento guardano, quindi perché votarla? Noi siamo fortemente motivati a lavorare per questa provincia perché abbiamo l'esperienza giusta maturata in tanti anni di presenza in politica e nell'amministrazione, perché conosco i problemi di questa provincia, perché abbiamo le soluzioni adatte.